Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi ancora una volta vi voglio portare un argomento relativo a Dragon's Dogma 2, perché sono state rilasciate alcune notizie, alcune informazioni e qualche rumor che mi sentivo di raccontarvi. Ma comunque, andiamo al video. Nonostante le divergenze di opinioni sul gioco, Dragon's Dogma 2 ha venduto 2 milioni e mezzo di copie e ritengo che questo risultato sia notevole e personalmente posso ritenermi più che soddisfatto. Tuttavia, cosa implica ciò? Che la Capcom di oggi è notevolmente diversa da quella di 12 anni fa, quando emerse il primo titolo di questa fortunata serie. In primo luogo desidero sottolineare che considero Dragon's Dogma 2 un titolo veramente molto valido e lo consiglio. Ed è un titolo completamente diverso da qualsiasi altro gioco che abbia provato fino adesso, vabbè, senza considerare ovviamente il capostipite degli action RPG che considero essere Elden Ring, ma Dragon's Dogma 2 è riuscito a ritagliarsi una bella fetta nel podio dei migliori titoli che ho provato fino adesso. C'è da dire anche che sono consapevole dei suoi difetti e delle problematiche avute al lancio. La difficoltà del gioco rappresenta un problema, principalmente perché può far sembrare la varietà dei nemici ridotta, sebbene oggettivamente non lo sia. Il numero di nemici presenti in Dragon's Dogma 2 è paragonabile a quello del primo capitolo, anche se, ovviamente, in questo caso sono distribuiti su una mappa molto più ampia. Pertanto questa percezione può essere accentuata, ma quando ogni avversario viene sconfitto con abilità di base senza alcuna strategia, si rischia di perdere di vista le vere differenze e la profonda complessità dei movimenti, dei comportamenti e degli scontri dinamici che il gioco offre. Inoltre, ma questa è un'informazione che attualmente ho letto e non ho potuto verificare, visto considerato che il gioco lo sto ancora giocando, pare che la trama perda di intensità verso la conclusione in modo piuttosto casuale, sebbene sia compensata dal vero epilogo del gioco. Aggiungo anche che l'introduzione di più equipaggiamenti e armi uniche che possono essere ottenute solo tramite l'esplorazione sarebbe molto più apprezzata rispetto all'acquisto di tutto l'insieme tramite i negozi. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui si potrebbe continuare ad approfondire e investigare, ma il punto è che Dragon's Dogma nel suo complesso offre un'esperienza e una sensazione che pochi altri giochi riescono a dare attualmente. Per non parlare poi delle vocazioni che offrono molte possibilità interessanti, anche se ho notato che alcune di esse sono veramente OP. Per concludere, Dragon's Dogma 2 è un RPG veramente ben fatto e le vendite con 2 milioni e mezzo di copie ne danno la conferma. Penso che molti dei problemi che ho evidenziato potrebbero essere affrontati con l'aggiunta di più contenuti, considerando che la base del gioco è comunque eccellente. Tuttavia non credo che Dragon's Dogma 2 riceverà una versione definitiva ampliata come lo è stato per Dark Arisen. Il modello di supporto continuo adottato da giochi come Monster Hunter World potrebbe essere il modo migliore per far progredire Dragon's Dogma 2. Per esempio, se il gioco ricevesse regolari aggiornamenti del titolo con nuovi contenuti come boss, missioni e equipaggiamenti, si potrebbe ottenere un'esperienza più completa e soddisfacente. Penso che sia una soluzione del tutto fattibile, inoltre ritengo che seguire la strada di Monster Hunter, un franchise consolidato nel tempo, potrebbe essere una scelta valida. Si potrebbe optare per un'espansione simile ad Iceborne per World o Sunbreak per Rise. Immaginiamo di avere Dragon's Dogma 2 e poi di ricevere una versione estesa del gioco in cui ogni aspetto viene intensificato. Aggiungere una sezione completamente nuova della mappa o persino un intero continente sarebbe un'aggiunta sostanziale, portando l'esperienza di gioco a un livello superiore. Potenzialmente potrebbe essere esattamente ciò di cui il gioco ha bisogno, con l'aggiunta di nuove vocazioni e combinazioni, aumentando la varietà e introducendo una serie di nuovi boss. Questo tipo di iniziativa sarebbe certamente apprezzata dalla community e contribuirebbe notevolmente alla longevità del titolo. Il recente rapporto sulle vendite rappresenta un segnale chiaro che il gioco necessita e probabilmente riceverà ulteriore supporto. Sarebbe un'opportunità imperdibile per consolidare il successo raggiunto e mantenere vivo l'interesse della base di giocatori. Questo potrebbe realmente fare la differenza per Dragon's Dogma 2. Si tratterebbe di un elemento che spingerebbe molte persone indecise ad impegnarsi completamente nel gioco, mentre coloro che attualmente lo definiscono come il miglior gioco 7 su 10 che abbiamo mai giocato probabilmente lo valuterebbero molto più positivamente, considerandolo un candidato serio per il titolo di gioco dell'anno. Ritengo che ciò che manca attualmente sia una sfida completa e impegnativa, accompagnata da ricompense tangibili da scoprire e storyline veramente appaganti. Penso che ora, grazie a questo rapporto sulle vendite, ho un motivo molto valido per immaginare queste possibilità, poiché sembra essere una prospettiva concreta.
Osservando i numeri di vendita e considerando il recente track record di Capcom con i suoi giochi e la gestione dei contenuti post lancio, non sarebbe affatto sorprendente se fosse già in corso la pianificazione di un aggiornamento significativo per Dragon's Dogma 2, simile appunto all'espansione di Iceborne. Vorrei aggiungere anche che molto probabilmente Capcom, visto considerato che il prossimo Resident Evil 9 potenzialmente potrà essere un open world, mi viene da pensare che in qualche modo Dragon's Dogma 2 sia stato un po' la base di test per verificare l'effettiva adattabilità dell'engine di gioco. Mi piace pensare che in qualche modo Capcom stia cercando di migliorare il proprio palinsesto di titoli, cercando anche di migliorarli dal punto di vista delle possibilità. L'idea di vedere un Resident Evil 9 open world onestamente mi incuriosisce. Così come vedere magari un domani le performance di Dragon's Dogma 2 migliorate. Detto questo, ragazzi, mi piacerebbe sapere la vostra opinione a proposito di tutto quello che è stato detto. Cosa ne pensate attualmente di Dragon's Dogma 2 e se eventualmente lo prendereste nuovamente in considerazione qualora dovesse uscire un'espansione. Io come al solito vi ringrazio per la visione del video, mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!